anche avendo degli strumenti tradizionali come le classiche stufe diffuse un po' dappertutto nella nostra regione, c'è la possibilità anche con questo tipo di stufe di avere una buona o discreta combustione. Allora, il primo ingrediente per una buona combustione è ovviamente la materia prima, quindi la legna. La legna che deve essere secca, stagionata per almeno 2 anni, quindi non va bruciata legna umida. La legna stagionata e secca la si riconosce tutto sommato abbastanza facilmente in quanto se viene sbattuta un suono cupo, suona quasi come vuota, ecco, questa è la buona legna da bruciare. Le dimensioni dei ciocchi di legno non devono essere troppo grandi, devono essere comunque commisurate a quella che è l'apertura anche della camera di combustione delle nostre stufe. E questi ciocchi di legna stagionati devono essere posizionati, ciocchi più grossi alla base della pira che si va a creare per accendere il fuoco. Bisogna lasciare comunque un po' di spazio perché l'aria riesca a filtrare attraverso i ciocchi, quindi si deve fare una pira di legna che permette in qualche modo di vedere la luce, quindi di far passare l'aria. E poi i pezzi di legno devono essere messi via via sempre più sottili e sulla sommità di questa pira di legno devono essere messi i pezzettini di legno più piccoli più piccoli che sono poi quelli che verranno utilizzati come accensione. Si possono anche utilizzare delle sostanze che sono diciamo così, degli starter ecologici che vengono venduti proprio per facilitare all'inizio la combustione. Una cosa importante da dire è che non va assolutamente utilizzata la carta o men che meno l'alcol, che può essere pericoloso come ritorno di fiamma nel momento in cui si deve accendere il fuoco. Quindi una volta preparata la pira, il fuoco deve essere acceso dall'alto, non dal basso, quindi si deve con un accendigas o con dei fiammiferi, bisogna insomma appiccare il fuoco a quello che è lo starter e far sì che in qualche modo la catasta prenda fuoco proprio dall'alto. Prima di accendere il fuoco, inoltre, è molto importante far sì che l'aria, quindi il punto di espirazione della stufa, sia completamente aperto. Una volta che il fuoco è iniziato sulla catasta, se il camino è aperto non facciamo nulla, se invece lo spolerto, lo sparger, chiudiamo quella che è la porta e lentamente il fuoco si propagherà dall'alto via via verso il basso, accendendo in maniera efficace ed efficiente tutta la legna. In questo modo verranno bruciate anche tutte le sostanze volatili che altrimenti andrebbero a finire in atmosfera e contribuirebbero in maniera notevole a quello che è l'inquinamento. Una cosa anche importante da dire è che nel momento in cui la catasta di legna si è completamente consumata e quindi non c'è più la fiamma viva che si può vedere o comunque riconoscere, allora a quel punto possiamo aggiungere altra legna. Non bisogna aggiungere quantità eccessive di legna sulle braci che sono rimaste, in modo tale da far sì che comunque ci sia abbastanza aria nella camera di combustione affinché l'ossigeno possa legarsi con il carbonio per continuare a bruciare in maniera efficace quelli che sono i composti volatili che pian piano vengono liberati in atmosfera. Una cosa importante da dire è che se non stiamo accendendo bene il fuoco, lo si riconosce subito questo fatto del fatto che dal camino esce del fumo e alle volte parte di questo fumo rientra addirittura anche nelle nostre abitazioni o diciamo dal fatto che i fumi pesanti poi scendono al suolo e quindi interessano la nostra stessa abitazione o addirittura se la combustione è particolarmente inefficace addirittura parte di questo fumo rimane nella camera di combustione e poi esce direttamente nella nostra abitazione, causando quello che viene chiamato inquinamento indoor proprio, che è altrettanto pericoloso rispetto a quello l'inquinamento che si respira fuori per le strade.